Video. Yeah. Yeah. Are you coming from England? Yeah. Oh, okay, no, I'm from Italy. So it's are you? Are you visiting? Yeah. Because I'm doing a training about human rights here. Oh, yeah. In England. Yeah. These are the just light days. Last day, sorry. And I provide of my free day to visit a little bit of Loughborough, and it's wonderful parks and etc. Beautiful park. What's your name? Valeria. Malaria. Sorry? Malaria. No, my name? Yeah. Valeria. So Valerie. Valeria. Just like Valerie. Valerie, yeah. And your name? Charlotte. Oh, okay, Charlotte. Yeah. Nice to meet you. And you. See Have a nice day. Wow. Anti-vandal paint. Non so se si legge. Forse. Ok. Quindi inutile tentare di sporcare il muro con la bomboletta spray. Benvenuti a Loughborough. Cioè qua ci vengo più tardi a fare una bella corsa. No, vabbè. Cioè, sembra di stare in un altro mondo. Vabbè, anche qui sporcano, ma pochi imbecilli. No, no, le papere. Beh, io vado velocissima perché sono troppo, troppo, troppo curiosa di vedere cosa si nasconde dietro. Sì, curve qui. No, vabbè. Proprio come da noi. Ecco, lo slogan coniato a Strasburgo, che praticamente ricorre e viene logicamente riproposto qui nel Regno Unito. Quindi qui la gente è civile, rispetta l'ambiente, è un posto fatto per tutti, quindi partiamo dai bambini con i genitori per passare ai giovani sino alle persone anziane. Cioè questo parco è immenso, possiamo dire.
Il polmone verde, il Loughborough. Di cosa si tratta? Vediamo un po', avviciniamoci. Si tratta di questo monumento qui. C'è un piccolo zoo, ecco dove non andrò mai, perché io odio in linea di principio il fatto di tenere gli animali in gabbia, quindi questo zoo depeniamo dal mio video, perfetto, non ci andrò mai. Qui c'è un caffè. Charles Museum, mi piace il museo e mi piacerebbe trovare un po' di brochure, di documentazione a riguardo, ma questo lo vedo dopo. Ok, aperto fino alle 4:30. Vabbè, fantastico. Benissimo, abbiamo trovato anche una biblioteca apparentemente. Devo fare una puntatina dopo.